Quando mi prendo cura di una pianta devo occuparmi innanzitutto di seminare, poi di innaffiare e successivamente potrò godermi una rigogliosa fioritura. Stessa cosa quando un genitore si prende cura della formazione linguistica del suo bambino. Deve cominciare a seminare, ovvero conoscere sul territorio quali sono le risorse disponibili, individuare una buona scuola, un buon insegnante che possa seguire il bambino nel suo apprendimento. A casa il genitore si occuperà di annaffiare con piccole gocce quotidiane di inglese nella vita del bambino ed ogni bambino va rispettato nelle sue capacità di apprendere e di restituire ciò che ha imparato. Ogni bambino ha i suoi tempi, non bisogna avere fretta, bisogna avere molta pazienza. In questo modo possiamo avere delle piccole fioriture a inizio stagione o delle copiose, brillanti fioriture a stagione avanzata.